Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro video di Fortnite, un'altra volta con Fai Centro in Centro. Insomma, sto che apporto tutte le sfide. Fatto sta che oggi c'è la sfida Trova due scorciatoie nascoste e avremo come ricompensa Backboard Deriva, che questo, se vi ricordate, è quello della stagione 7. Quando è spuntato così il deserto, va? Ad ogni modo avremo questo stile per il nostro backboard, per il nostro skateboard. Se notate bene, c'è un lieve spazietto. Quindi, come si mantiene il backboard? Poi non lo so se con questa skin fa in questo modo. In tutto, le scorciatoie sono 4. Noi però ne dobbiamo prendere due, ma fatto sta che riuscire a imbucarsi in queste quattro scorciatoie è davvero una stupidaggine. Cioè, è semplicissimo. Poi se uno conosce la mappa, meglio ancora. Alla fin fine le riesce a conoscere. Due sono di tombini, dove andate a finire sottoterra, nelle fogne. Mentre invece altri due. Allora, uno è una metropolitana, mentre invece no, forse anche l'altra è una metropolitana. Questa qui è una scorciatoia. Questo è per farvi vedere subito. Questa è una, quindi vi dovete buttare e vi darà la sfida. Dovrebbe partire dall'inizio, perché una volta mi ha fatto partire da là dentro, non so come, non so per quale motivo, non chiedetemi come. No! Ma ha fatto partire da qua! Sì, serio! Ma me l'ha contata! Secondo me non me la conta! Non mi fa nemmeno prendere le monete! Cos'è questo maleficio? No, raga, aspettate! Si è buggata la mappa per me! Ma gli altri erano partiti o cosa? Ho come l'impressione che non erano partiti. Ok. E una ce l'abbiamo. Io ve le farò vedere tutte. L'altra sta da questa parte. Ci entriamo subito. Voilà. Fra un po' ci darà la sfida. Ok. Sfida conclusa. Adesso vi farò vedere le altre due. Andate piano, perché si trova proprio lì, è nella metropolitana. Questa qui è un'altra scorciatoia. Voilà. E adesso vi faccio vedere l'ultima. Intanto, in tutto ciò sono riuscito ad arrivare in seconda posizione. Quella. No, non è quella. È questa qui. Oh. Come vi avevo detto, in tutto sono quattro. Ma. Anche perché non credo che anche quelle lì lo fossero. Vabbè. Fatto sta che questa ne è un'altra. Adesso, se riuscissi ad arrivare addirittura in prima posizione, sarebbe una cosa. Bellissima. E anche proprio a dire oh my god. Che entra qua dentro. Terza posizione. Che poi un consiglio che vi do è proprio quello di prendere tutte le scorciatoie. Perché dalle scorciatoie si riescono a prendere più monete. E ti pareva. Niente, mi sono bloccato. Ci posso credere? Primo! E chi è più forte di me? E chi è più forte di me? E chi è più stupido di te? E chi è più stupido di te? Forse sarebbe stato molto meglio non farlo. Cavolo, ci ho perso tutte quelle monete. Voilà! Beh, potrei utilizzare questa, ma chi se ne. No, vabbè. Voilà.
Ah, io ve l'ho detto, cioè se riesco ad arrivare in prima posizione. No, 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 dai! Non ci posso credere, mi sono addirittura bloccato qui dentro. Voilà. Comunque sono in gran vantaggio. 40 punti più avanti. E ho vinto. Cioè, in tutto ciò ho vinto. No, vabbè, ormai chiamatemi il maestro di questa modalità. È inutile. Non solo ho fatto la sfida, ma non volendo, o meglio, non pretendendo, perché non pretendevo di arrivare primo, perché la cosa che più mi interessava era appunto riuscire a concludere la sfida, ma allo stesso tempo ho anche vinto. Tanta roba. Come sempre facciamo un'altra partita, proprio per non farlo troppo breve sto video. Che questo è tutto, cioè una stupidata. Vi ho fatto vedere anche tutte e quattro scorciatoie, invece di farvene vedere solamente due. Ve le ho fatto vedere tutte quante e abbiamo concluso al meglio. Comunque quegli altri che ho fatto, che ho preso, non penso che le conti come scorciatoie o quello che è. Ecco qui la seconda partita. Beh? No raga, si sta buggando. Si è buggata di nuovo la mappa. Scusa, spero che capiti anche agli altri sta roba, perché se no non è possibile. È capitato anche agli altri. Beh vabbè dai. Cioè ditemi se io posso essere più sfigato di così. Oh, tutte le ho ma... No vabbè dai raga. Bellissimo, veramente bellissimo. Sono contento di ciò che è capitato. No, fermati. Ok, no. Madonna, stava per uscire. Mamma, che precisione. Qui ci si blocca sempre. Oh, ma è incredibile. Ma solo io sto facendo i punti o si è buggata la mappa? Solo io. Sì, vabbè, ma così è troppo facile, eh. Cioè, mo ve lo dico. Secondo me il secondo starà rosicando di brutto. Sta vedendo fare tutti sti punti. Guardate un po' che distacco, che differenza di punti. Cioè, fenomenale. Mai capitata una cosa del genere. Certo, un po' mi dispiace, ma neanche troppo. Quante volte sono stato sfigato io. Permettete? No! Dai, mi ha fatto mancare quella rampa. Ma va. Stava per prendere la cosa. Spettacolare, proprio un inizio così non me lo sarei mai aspettato. No, ma che fortuna. Bam, ubel. No, è inutile. Ma oh, questa volta ci ho avuto un tempismo. Che salto. Beh, mancano pochissimi secondi, quindi dubito che mi riusciate a raggiungere con i punti. Quindi ho vinto un'altra volta. Gli altri sono stati leggermente sfigati, perché io mi sono rigenerato velocemente. Sono stato leggermente fortunato oggi, eh. Ho detto, speriamo che vada a buon fine. Appunto, è andata alla grande, un distacco di punti enorme. Con questa vittoria schiacciante, con questa seconda vittoria schiacciante, direi che possiamo concludere qui la puntata. Vi ho fatto vedere tutte le scorciatoie, al meglio insomma ve ho fatto vedere questa sfida. Uno fa prima a farvi vedere tutte le scorciatoie e buonanotte, così almeno se trovate l'occasione di imbucarvi in una scorciatoia, allora...
Capito? Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato anche d'aiuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Buonanotte ragazzi, o quello che è, vabbè.